Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Nel video di oggi, come avete letto nel titolo, arriva nei nostri hotel, non in tutti, solo in alcuni, la possibilità di avere la nostra assistente vocale a portata di mano e da utilizzare per avere molteplici informazioni. Ma prima di tutto questo vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e perché no lasciare anche un mi piace in modo tale che ci aiuterete a far crescere il nostro canale e a renderlo sempre più visibile. Se poi dopo avete la possibilità e il buon cuore potete attivare anche il tasto grazie, una nuova funzione che ci ha messo a disposizione YouTube, per poter donare anche un euro 50 centesimi al nostro canale, così da aiutarci ad investire sempre di più e presentarvi prodotti nuovi. Ma detto questo, andiamo a vedere come si chiama questa nuova idea che ha avuto il colosso americano. Il nuovo servizio si chiama Alexa Smart Properties for Hospitality. Questo servizio porta l'interfaccia del nostro assistente vocale direttamente nelle camere di albergo, ma non per avere sempre le solite informazioni che quotidianamente chiediamo, ma bensì parecchie volte può capitare, almeno a me è capitato, di entrare in albergo dentro la stanza e iniziare a cercare l'interruttore per l'aria condizionata, dove si accendevano e spegnevano le luci, non lo so, dovevo chiamare giù in portineria per sapere quanto mi veniva a costare magari la cena in camera o a che ora apriva la palestra. No, l'ultima no, non è vero, non l'ho mai chiesto. Beh, comunque, molteplici informazioni che si possono adesso chiedere direttamente in camera. Quindi provate a immaginare, persona che viaggia per lavoro, entra in camera, ha dimenticato di chiedere varie informazioni, avrà a disposizione un assistente vocale, dovrebbe essere un Echo Show 5 o 8, che gli darà non solo la possibilità di accendere e spegnere le luci, ma anche indirizzarlo su tutte queste funzioni. Quindi dirgli a che ora apre la palestra, quanto viene a costare cenare in camera, piuttosto a che ora faccio il checkout. Per quanto riguarda la privacy, come al solito, Amazon ci ha abituati alla massima riservatezza. Ci sarà la possibilità, come nei dispositivi che abbiamo in casa, di chiudere la fotocamera e disattivare i microfoni. E in più, gli hotel, in accordo con Amazon, hanno deciso che qualsiasi cosa venga detto all'interno della stanza o qualsiasi informazione si chieda o ordine viene dato al nostro assistente vocale non verrà assolutamente registrato. Il servizio ha visto la nascita prima in Francia, poi nel Regno Unito e attualmente anche in Italia. Non saranno moltissime le catene che aderiranno al momento a questo tipo di servizio, ma in futuro si pensa che aumenteranno sempre più. C'è da dire che l'Italia ha anche una tradizione di albergatori che gestiscono il loro lavoro, la loro attività con la famiglia, e questo poi in noi italiani ha creato questo spirito di familiarità. Quando si entra all'interno di un albergo gestito da una famiglia, di solito si sente quel clima, non sempre, però può capitare che si senta un clima un po' più casereccio. E questo a parecchia gente piace, e far entrare la tecnologia, che a volte viene presa in maniera un po' più distaccata perché troppo fredda, troppo distaccata, non c'è un rapporto umano, non sempre tutti digeriscono queste novità. Ma sono fiducioso nel fatto che invece il nostro assistente vocale farà breccia nei cuori anche di quelle persone che vedono la tecnologia un po' di traverso. Naturalmente è pronta anche la versione in inglese, questo per gli ospiti stranieri, perché comunque l'inglese è la lingua più comunemente parlata, soprattutto nel mondo degli affari, e quindi ci sarà la possibilità anche di interagire in inglese con il nostro assistente vocale. Peculiarità invece che a volte scoccia un po' l'italiano è quello di andare a chiedere il prezzo di un determinato servizio. Beh, con questo andiamo a togliere l'impaccio del chiedere ma quanto mi costerebbe attivare questo servizio o ottenere quel servizio. Basterà chiedere al nostro assistente vocale in albergo e lui risponderà serenamente senza giudicarci. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo servizio che verrà messo a disposizione in parecchi alberghi e hotel italiani. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!